Ecco, adesso la parola, grazie. E sui gruppi di lavoro all'ora di oggi verranno attivate dalle 17 delle stanze, come si dice in Zoom, cioè tutti i partecipanti saranno divisi in 5 stanze, cioè in 5 gruppi di lavoro, e ogni gruppo avrà un facilitatore. L'idea è naturalmente quella di consentire un momento anche di maggior confronto tra voi partecipanti, stante che i gruppi ovviamente avranno dei numeri non piccolissimi perché siete tanti, ma insomma saranno numeri inferiori e quindi avrete più possibilità di prendere la parola e di confrontarvi sui contenuti emersi e che emergeranno anche oggi pomeriggio. E la proposta di lavoro per i gruppi è una proposta aperta, però vi chiediamo di finalizzare il vostro confronto anche a una restituzione di contenuti, di input, di domande, di temi che avverrà domani mattina in apertura dell'ultima sessione. Ora, la sessione di domani mattina è una sessione dedicata a questioni di prospettive per quanto riguarda in generale alcune delle tematiche di cui stiamo parlando e in particolare anche per quanto riguarda il sistema, quindi la modalità di lavoro comune, inclusi modelli operativi e modelli organizzativi. Quindi il mandato è un po' questo, di sviluppare il confronto e degli input su due aspetti. Uno è questo che ho detto, quindi questioni di sistema e questioni di modelli operativi e organizzativi dei servizi. L'altro, a cui tra l'altro teniamo anche particolarmente, è come andare avanti nel confronto che abbiamo aperto durante questa Summer School, cioè che cosa pensate sia possibile sviluppare insieme nel rapporto e nell'alleanza tra gli approcci e i sapere critici dei due ambiti, quello delle droghe e quelli della salute mentale. Quindi anche se ci sono idee e proposte di lavoro comune in prospettiva, queste saranno per noi molto interessanti e molto importanti. L'idea è chiedere poi ai facilitatori di produrre una slide con i punti salienti e questo vostro lavoro sarà restituito domani mattina in apertura dell'ultima sessione. Ok, benvenuti a tutti, siamo nel secondo pomeriggio e questa sessione è quella sui luoghi della relazione e della cura. Luoghi più tradizionali, luoghi forse un po' più dimenticati o anche più innovativi, sia dal punto di vista proprio anche del farmaco, della prescrizione del farmaco, della gestione o cogestione del farmaco insieme alle persone, ai destinatari, sia anche a magari proposte un po' controintuitive oppure a esperienze più consolidate. Quindi avremo tre diciamo, sottosessioni, la prima più legata alle pratiche alternative nella gestione del farmaco, con cui cominceremo, un modello un po' di riferimento rispetto alla diagnosi duale, come abbiamo imparato a chiamarla ieri, che in cui insomma sarà presentato uno degli enti del terzo settore che ha deciso di insomma, costruirsi in quel modo lì, e poi per finire una sperimentazione, quella di spazio intermedium, che insomma è particolarmente interessante anche perché diciamo che è quasi una prima assoluta, sicuramente una prima per l'Italia. Esiste un altro spazio di questo genere in Europa, ma insomma ce ne parleranno poi i colleghi che l'hanno messa su, che la stanno gestendo. Partiamo dal primo punto, dalle pratiche alternative della gestione del farmaco. Lascio solo una piccola suggestione su quanto poi effettivamente vengano coinvolte
attivamente in modo prota da protagonisti le persone in questa situazione, non soltanto nel rapporto con il medico, ma con l'intera equipe. Ci saranno Giuseppe Di Baldi e Angelo Giglio a parlarci di questa cosa. Angelo Giglio lo sa, insomma, ci sono stati anche degli episodi nel passato in cui poi diciamo che la relazione, per esempio, con lo psicologo o la psicologa rispetto a come veniva utilizzato, uso or misuse, vediamo un po' il trattamento, poi ha influito sulle scelte del medico e quindi ha anche rotto la relazione con le persone che arrivavano al SEP. Qui una situazione un po' delicata fra norma, prassi, deontologia professionale e modalità magari anche un pochettino più aperte e di relazione, e vediamo anche un po' se poi ci sono, se c'è il tempo alla fine di interagire, ma potete interagire anche in chat rispetto alle esperienze invece più specifiche da parte di chi sta partecipando a questa sessione qua, che secondo me è abbastanza centrale poi come sviluppo. E mi fermo qui, lascio la parola a Giuseppe Tibaldi, direttore dei servizi psichiatrici dell'area nord del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Modena, con cui cominciamo il primo pezzo, pratiche alternative nella gestione del farmaco, a cui seguirà Angelo Giglio. Credo che ci siano delle slide da presentare, quindi chiedo a Hassan o a Leo se possono dare il privilegio di presentare le slide a Giuseppe Di Baldi. Bene, buon pomeriggio a tutti e tutte. Io appunto sono molto felice di questo invito, l'ho condiviso con Angelo Giglio, nell'ipotesi iniziale sarebbe stata una presentazione a due voci, adesso ci è stato chiesto di differenziare i due interventi, ma in ogni caso la mia presentazione nasce dal fatto che, oltre al profilo istituzionale, cioè di responsabile di servizi nell'area modenese, dopo aver fatto per 25 anni il responsabile di un centro di salute mentale a Torino, ed è questo il motivo per cui c'è una lunga consuetudine con Angelo Giglio, mi sono occupato negli ultimi 10 anni di una riflessione sui, come dire, profili, di rischio nell'utilizzo dei farmaci, in particolare degli antipsicotici, degli antidepressivi e delle benzodiazepine. Quindi questo è il punto di partenza. Adesso la condivisione dello schermo, condividi schermo, ce l'ho. Passo a le diapositive, sono queste, e quindi le parto facendo, le vedete? Ok, Sì. allora direi che questa appunto è l'idea iniziale di una relazione condivisa con Angelo. Questi sono i punti che in parte affronterò io, in parte affronterà Angelo. Quello che è il tema del mio contributo è il tema di come ridefinire le pratiche prescrittive attraverso un coinvolgimento vero, diretto di dei soggetti che hanno intenzione di fare a meno dei psicofarmaci. E quindi c'è il tema del contratto terapeutico, delle disposizioni anticipate di trattamento. Credo che tutti abbiate in mente la legge 219
19, entrata in vigore il 31 gennaio del 2018, che è una legge che non riguarda solo il fine vita, perché può avere una possibilità di applicazione nella salute mentale. Le direttive anticipate di trattamento, che nella legge italiana sono state definite disposizioni, sono uno strumento che può diventare fondamentale per ribadire un concetto che in psichiatria è spesso ignorato, un diritto che in psichiatria è spesso ignorato, che è il diritto al riconoscimento del fatto che siamo noi, ognuno di noi è proprietario delle decisioni sanitarie che lo riguardano. Quindi la legge 219 presenta tre punti: il consenso informato, le disposizioni anticipate di trattamento e la pianificazione condivisa delle cure. Non avrò probabilmente il tempo di andare nel dettaglio, ma tra i materiali che ho inviato e che trovate nel fascicolo c'è un mio contributo in cui presento quelle che sono le possibilità applicative della legge 219-17 nel campo della salute mentale, e l'articolo si intitola "I nuovi diritti di cittadinanza", perché in realtà la salute mentale italiana ha ribadito all'inizio il fatto che i soggetti che erano ospiti degli ospedali psichiatrici fossero cittadini di cui andava riconosciuto quel gruppo di diritti di cittadinanza, che sinteticamente erano il diritto ad una casa alternativa al manicomio, il diritto ad un'occupazione o un salario o a un reddito, e il diritto ad una socialità. Questi tre diritti sono i diritti storici, ma ci sono nuovi diritti che implicano, ad esempio, la piena condivisione delle scelte di trattamento che ci riguardano, che riguardano i nostri, le persone che hanno per un periodo della loro vita necessità di percorsi di trattamento. E quindi questa legge io la sottolineo, perché questo è uno dei diritti meno riconosciuti nel campo della salute mentale, cioè che il diretto interessato abbia la possibilità di negoziare il proprio percorso di trattamento, ad esempio sul piano della posologia dei farmaci, sul piano della prospettiva di una graduale riduzione, sul piano della offerta di interventi non farmacologici insieme a quelli farmacologici. Quindi molta delle mie riflessioni e iniziative di questi ultimi anni nascono da questa necessità di trovare un modo che consenta sia ai professionisti che ai diretti interessati di incontrarsi in un punto, perché è chiaro che il punto è, per quel che mi riguarda, un punto di negoziato, di contratto terapeutico. Molti di voi avranno sentito parlare, ad esempio, dei contratti di Ulisse. Ulisse, canto 12 dell'Odissea, si fa legare per non scendere sull'isola delle sirene. Nel caso della riduzione dei trattamenti farmacologici, la principale resistenza dei professionisti è quella: se riduco i farmaci ci sarà una ricaduta e potrei essere portato davanti al giudice per un comportamento professionalmente. Allora, questo lo dico perché
le fantasie giudiziarie sono uno dei maggiori ostacoli per i professionisti a venire incontro alle richieste dei diretti interessati di andare verso una deprescrizione, una riduzione fino alla sospensione. Io sono conosciuto anche perché ho valorizzato negli ultimi 20 anni le storie di guarigione di persone a cui avevano avuto diagnosi importanti come quelle di disturbo schizofrenico, quindi ho prodotto una serie di libri sulle storie positive e molte delle mie posizioni degli ultimi 10-15 anni sono legate alla analisi, alla, come dire, agli stimoli tutti positivi che mi sono venuti dalle storie di guarigione e quindi per me il dialogo con i diretti interessati, con i sopravvissuti, come si definiscono, i survivors, è un elemento essenziale del mio percorso e delle mie proposte attuali. E quindi lo dico perché senza questo come dire, disponibilità ad ascoltare le storie dei diretti interessati, dei sopravvissuti, è difficile per il professionista entrare, ad esempio, sintonizzarsi con questa necessità di avere sempre un atteggiamento, come dire, fondato su aspettative favorevoli rispetto al futuro. Questo per me è un ingrediente chiave anche dei percorsi di riduzione e sospensione. Si deve pensare che, appunto, si deve comunicare soprattutto che la possibilità di un'evoluzione favorevole è fondata non solo su, come dire, atteggiamenti moralmente corretti, ma anche su dati scientifici particolarmente solidi sulle percentuali di guarigione a 15-20 anni. Però, a parte questo, che però dovete tenere presente, è una delle mie premesse per occuparmi di percorsi, io sono conosciuto per aver pubblicato, per aver promosso la pubblicazione di questi due libri, che sono due libri assolutamente urticanti per le attuali pratiche non solo della psichiatria, ma anche nel campo della medicina. Questi due autori sono autori di riferimento, Robert Whittaker è un giornalista scientifico che ha promosso una serie di iniziative che adesso si materializzano soprattutto in un sito che vi consiglio, è www.medinamerica.com, che è in questo momento il sito che maggiormente raccoglie le sollecitazioni di innovative nel campo della pratica psichiatrica non so, a livello internazionale. E mentre Peter Goetze è un collega danese che si è caratterizzato molto per questi analisi di quello che sono i rischi connessi ad un utilizzo inappropriato degli psicofarmaci. Una delle prime pagine di questo libro dice che la terza causa di mortalità
a livello internazionale dopo le patologie cardiovascolari e quelle oncologiche sono le morti da farmaci. Quindi questo spiega il titolo Medicine letali e crimine organizzato. Purtroppo pare che ci siano dei problemi di connessione, dottor Tibaldi. Non la sentiamo. Forse dovrebbe provare. Le farmaceutiche hanno uno schema di funzionamento interno ed esterno che è sovrapponibile a quello delle mafie. Dottor Tibaldi, non la sentiamo bene, abbiamo perso le ultime frasi, forse dovrebbe spegnere il suo video, può lasciare la presentazione magari, ma spegnere il video. Mi sentite adesso? Sì. Ok. Allora, adesso mi sentite? Sì. Allora. Sì, però non vediamo più la presentazione. Però forse era anche la condivisione della presentazione che prendeva un po', se non è, diciamo, proprio centralissima, magari continuiamo così perché... Ok. Vedete almeno le diapositive? Sì. Adesso le vediamo, sì. Allora, per... Allora, citavo, facevo un riferimento a questi due libri di cui ho promosso la pubblicazione. Non so se avete sentito qualcosa di questa parte, ma comunque, insomma, questi sono libri che in qualche modo mi hanno, come dire, messo nella posizione di promuovere in Italia una riflessione sui problemi soprattutto legati al uso a lungo termine degli antipsicotici e dei antidepressivi. Vi mostro, questa, guardate l'ultima diapositiva a destra con il grafico, ci sono due linee che rappresentano l'evoluzione nel tempo di due gruppi di persone di cui il gruppo in alto è il gruppo che quindi ha l'evoluzione migliore, è il gruppo di coloro che riducono, sospendono gli antipsicotici nell'arco di 20 anni, quindi hanno delle percentuali di guarigione decisamente superiori alla linea in basso, che è quella di coloro che proseguono il trattamento con antipsicotici a tempo indeterminato. Sono questi studi che ha messo in evidenza Robert Whittaker, cioè che le prospettive di esito tra chi riduce e sospende e chi prosegue senza interruzioni sono radicalmente diverse, e questo è uno studio assolutamente serio dal punto di vista scientifico, finanziato addirittura dalla principale istituzione americana, il National Institute of Mental Health. E questi risultati che dimostrano che, come dire, sospendere, ridurre o sospendere è decisamente vantaggioso dal punto di vista delle prospettive di guarigione, dove per guarigione
ovviamente non intendiamo la guarigione clinica, la scomparsa dei sintomi, non è questo il punto. La guarigione è quella che noi chiamiamo guarigione funzionale, cioè il fatto che le persone riprendano possesso della propria esistenza sul piano lavorativo, sociale, relazionale. Nessuno dei movimenti internazionali di utenti, come il movimento degli uditori di voci, con cui ho molti rapporti, sostengono che la guarigione clinica debba essere considerata un vero obiettivo. In realtà la guarigione clinica è un falso esito dal punto di vista dei percorsi di trattamento farmacologico. Comunque, questi dati che hanno cominciato a circolare negli ultimi 10 anni hanno fatto sì che aumentassero via via le organizzazioni di utenti e di familiari che chiedevano sostanzialmente di assumere un atteggiamento ai professionisti, di assumere un atteggiamento favorevole alla riduzione o alla deprescrizione. Questo, in questo momento, l'obiettivo è portato avanti, questo obiettivo ha favorito la creazione di una rete internazionale, è l'ultima diapositiva di queste 5, questa rete internazionale ha preso questo nome di International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal, che è sostanzialmente una rete molto aperta in cui le persone con esperienza personale di percorsi psichiatrici importanti per esperienze psicotiche situazioni di quel genere hanno dato un contributo essenziale e ci sono a livello internazionale alcuni siti che sono offerti in prima persona agli utenti, ai diretti interessati, per favorire le premesse necessarie per un percorso di riduzione progressiva dei farmaci antipsicotici, antidepressivi e benzodiazepine. Cosa aggiungere? Io direi che il tema fondamentale, appunto, delle pratiche innovative, cioè io ho creato la rete italiana connessa a questa rete internazionale. In questo momento c'è una rete italiana che si è costituita, che io ho contribuito a promuovere, e primo incontro si è verificato subito prima della pandemia, a gennaio del 2020. Adesso ci sono più o meno 140 persone che hanno aderito alle iniziative di questa rete. La rete ha come finalità appunto quella di promuovere le pratiche di riduzione di prescrizione, evitando che le persone che vanno o che vogliono prendere iniziative in questo senso commettano, ad esempio, alcuni errori clamorosi come quelli della sospensione brusca. La sospensione brusca è un errore sempre e favorisce la sospensione brusca, la risposta dei servizi che dicono: vedi che sospendere ti rimette in crisi e quindi
la proposta di un trattamento a tempo indeterminato viene rinsaldata in caso di sospensione brusca. Comunque, questo era per dire che sul piano, essendo io comunque un professionista inserito nella rete dei servizi di salute mentale della regione Emilia-Romagna, personalmente ritengo che il punto di incontro tra le richieste dei diretti interessati di andare verso una progressiva riduzione e le abituali resistenze che essi incontrano quando formulano queste richieste da parte dei professionisti possa essere, come dire, affrontata attraverso una negoziazione trasparente che tenga conto contemporaneamente sia dell'obiettivo ridurre, sospendere, sia delle preoccupazioni di coloro che hanno qualche perplessità rispetto a questa richiesta del diretto interessato. E non parlo solo dei professionisti, parlo anche spesso dei familiari. C'è sempre qualche familiare che punta, si allinea con la posizione dei professionisti e dice: se continui e non cambi e non riduci, è meglio. Quindi questa negoziazione può durare qualche settimana o qualche mese, permette di costruire un contratto di Ulisse, se vogliamo usare quella definizione, che è un contratto che prevede anche i rischi connessi alla riduzione sospensione. Quindi le eventuali perplessità o resistenze trovano accoglienza all'interno del contratto, non vengono, così come trova accoglienza all'interno del contratto l'obiettivo finale che viene posto dal diretto interessato, che è andare verso una progressiva riduzione e, se possibile, una sospensione. Sto ovviamente promuovendo questo tipo di pratiche in varie occasioni, ricevo moltissime richieste da parte di come dire, persone che hanno colto l'opportunità connessa a questa, come dire, sorta di trasparenza reciproca tra chi chiede questa cosa e chi fa obiezioni rispetto a questa prospettiva. Ovviamente, come dicevo prima, ognuno di questi queste occasioni negoziali per me rappresentano l'esercizio che il diretto interessato fa del proprio diritto a partecipare alle decisioni che lo riguardano. E siccome ho anche una formazione particolare, che è quella del dialogo aperto, io parto dal principio che tutte le voci nel contratto devono essere presenti, anche le voci degli scettici, perché anche la voce dello scettico ha diritto di essere rappresentata anche nelle occasioni come queste. Quello che ritengo fondamentale è che quando questo processo si avvia, quello che uno delle componenti di questo processo è proprio il fatto che ci sia una condivisione di aspettative favorevoli rispetto al futuro. Approfitterei di questa conclusione, perché siamo un po' oltre i tempi. No, no, no.
Mi scuso di aver debordato e lascio la parola ad Angelo. Però magari ci leghiamo rispetto a questo, perché se ho compreso bene, nel nostro mondo questa cosa è molto condivisa, c'è l'esigenza, anche per migliorare proprio i risultati, di stabilire un'alleanza che però dovrebbe essere di ugual peso. E sappiamo che questa, diciamo, potere contrattuale, soprattutto da parte dei destinatari, è un po' difficile da raggiungere. Ci sono queste indicazioni su quanto le associazioni da una parte, il contratto dall'altra, potrebbero in qualche modo aiutare, però passando, diciamo, nell'ambito della prescrizione degli agonisti in particolare, che è un po' l'ambito di Angelo, che non ha bisogno di presentazione, uno dei padri nobili della riduzione del danno in Italia, insomma, però si scontra contro una prassi che non è proprio in quella direzione lì, un po' per quello che ci è stato detto prima, per il tema sempre presente della medicina difensiva, che insomma è difficile da superare, e un po' forse anche per la capacità di riconoscere delle competenze nell'altro, nell'interlocutore, che insomma è anche un processo culturale che non sempre è facile da fare per i professionisti. Quindi lascerei ad Angelo la parola su questo versante qua, anche chiedendogli un po' come riuscire a trovare un equilibrio, tenuto conto che siamo in un paese in cui 30 anni fa, insomma, in alcune parti della Puglia si sintetizzavano gli agonisti, si facevano le prescrizioni collettive, ragionando anche su quello che poteva essere il contributo, ma anche dal punto di vista del supporto psichiatrico, di alcune cose che poi, insomma, dentro la sostanza, dentro l'agonista, la persona si trovava meglio che no rispetto alla prescrizione fatta con il servizio di igiene mentale. E adesso, dopo tanti anni, in realtà forse tutte queste cose sono ancora, forse ancora meno possibili. Angelo, ti lascio la parola. Va bene. Sarà che io sono di origine pugliese, quindi mi collego su questo aspetto, Lorenzo. Ma direi che è intrigante su alcune cose che ha detto prima Beppe. Mi calerei un po' nel campo della dipendenza patologica, cioè nel campo di cui più specifico ci sono dei farmaci, gli agonisti in particolar modo, il metadone, poi vabbè, l'ibuprofene e altri ancora, però che hanno, come dire, hanno tracciato un po' la storia dei servizi e del trattamento in Italia. Cioè, se noi pensiamo che inizialmente questo farmaco è stato prima non essere utilizzato, e poi utilizzato in un certo modo. Ci sono state anche legislazioni, non dimentichiamoci, che dicevano, quando la legislazione del contratto terapeutico, che in realtà è di parecchio tempo fa, proprio c'era più una direttiva nazionale che parlava di contratto terapeutico, come si fa, come si prescrive, quali regole, come affidare il farmaco, quali controlli effettuare. Ma la cosa drammatica, secondo me, rileggendo per preparare un po' questo piccolo pezzo di oggi, era che dettava anche dei limiti, cioè dei dosaggi massimi. Allora, mi ricordo che quando ho iniziato a lavorare, a operare in questo campo come professionista, perché prima mi ero interessato sempre sul campo della devianza, psichiatria e tant'altro, però poi a un certo punto sono finito a fare il professionista, a fare il medico dei servizi per le dipendenze patologiche. Questa cosa mi aveva molto sconvolto. E non ero assolutamente l'unico, per fortuna, a dire: ma come mai gli altri medici, nella medicina in genere, uno prescrive in base a scienza e coscienza, competenza acquisita in base agli studi, in base all'esperienza fatta, in base ai confronti, in base ad una serie anche di albi decisionali e tant'altro. E quindi questo significava proprio dire: ma come mai? Cioè, perché? Proprio nello specifico di questo. Ma la lascio lì, nel senso che io penso che chi di noi ha una certa età, oppure si può documentare, si rende conto di questa, che era un'aberrazione tipicamente italiana, cioè in cui da una parte la politica si disinteressava, salvo poi nei grandi problemi, per dirne una, negli anni 83, poco prima che iniziasse l'epidemia da HIV.
ci fu un grandissimo come dire, movimento contro, quasi proibizionista del metadone, il trattamento. Non dimentichiamoci che il metadone era definito droga di Stato. Quindi intorno a questo si sono, per dire, è un atto di nascita poi di San Patrignano come attualmente, poi sappiamo come è nata anche in base a Muccioli, ma dietro c'è tutto questo movimento della droga di Stato e tant'altro. Dico questo perché probabilmente agli inizi dell'agire in questo campo non c'erano molte conoscenze, molte competenze. Infatti l'altra cosa interessante che a me mi ha aiutato a crescere professionalmente, ma anche personalmente come persona, è stato dover imparare da coloro con cui mi trovavo ad avere delle relazioni, delle esperienze, e quindi a confrontarmi, e come medico, ma poi anche un po' come operatore. Quindi questo è, come dire, in nuce un po' il discorso che poi ho scoperto dopo, che si è un po' codificato l'empowerment. Cosa vuol dire empowerment in questo caso? Che io accetto che un altro mi possa insegnare, mi possa, come dire, indicare delle condizioni, delle capacità, ma mi possa anche dire che cosa avviene, perché magari l'altro ha l'esperienza e io non ho l'esperienza. No? Io mi ricorderò sempre una frase che mi aveva colpito nei primi anni del mio lavoro, prima come non professional e poi come professional, quello dei vecchi, scusate il termine cretino, tossici, non mi piace molto questo termine, mi fa un po' sempre venire i brividi alla schiena, il tossico, però che diceva: tu non puoi capire, perché finché non provi non puoi capire. Questa cosa mi colpì molto, perché la trovavo, come dire, giustamente una provocazione, un mettere la distanza, ma che però non permetteva la relazione, il potersi scambiare. E quindi io dissi: ma non ho bisogno di provare, se tu mi dici io ti credo, cioè, ma non solo ti credo perché è un atto fideistico, ma perché ritengo che tu hai l'esperienza, no? E per chiudere un po' il cerchio su questo, poi andiamo anche su altri passaggi, io mi ricorderò sempre, Susanna c'era già quando mi ha fatto il primo corso per PIR qua a Torino alla Villa Gualino, che ci fu tutto ahí, secondo me fu un banco di prova per alcune questioni, quando a un certo punto si chiese a dei colleghi, non colleghi, per esempio, quello di due su due livelli, no? Uno, come si prepara una dose, come la si inietta, quali sono le cose. Cioè, tenete conto che c'erano, e secondo me brutalmente ci sono ancora operatori, che ritengono di sapere senza avere mai visto, senza avere... cioè parlano di alcune cose di cui non hanno competenza, perché l'altra cosa è acquisire competenza, cioè essere competenze vuol dire che tu conosci, sai o ti fidi di alcune informazioni. E quindi mi ricordo ancora la gente che rimaneva così, quasi si girava dall'altra parte come se fosse pauroso, cioè la paura, e mi ricordo che si facevano le prove di infilare l'ago in una patata e altre questioni, oppure spiegare tutta una serie di cose che poi nelle lezioni del danno sappiamo come farsi sempre mai controcorrente nella vena, tutta una serie di cose che non sto a raccontarvi, perché penso che buona parte delle persone che ci stanno seguendo le conoscono, almeno spero, eccetera. Però questo, come l'altra cosa ancora, come si può essere credibili nel dire devi usare il preservativo per processuali con sconosciuti, eccetera, quando gli dici ma prova un po' a toccare, prova, famosa prova, no? Toccare un preservativo, la gente gli faceva schifo, no? Quindi, cioè, questi aspetti qua hanno poi a che fare con quello che vuol dire che cosa l'operatore può scambiare. Una relazione, a questo punto, per creare una relazione cosiddetta, è sempre disimmetrica, perché l'altro, come dire, si chiude dentro un ruolo già predefinito, precodificato. Questo non è altro, ed è procura degli stigmi, uno stigma molto possente, perché poi alcuni studi hanno dimostrato che i più grandi produttori di stigma, dopo i politici e tant'altri, sono fondamentalmente gli operatori stessi, che trattando o non sottolineando alcune cose, creano stigma. Provate a pensare
quando tu vai in pronto soccorso, quando vai dal medico legale, il fatto che tu sei una persona in trattamento metadonico, adesso usiamo questo, che, come dire, di colpo scatta un minus, tu sei un minus, non sei una persona in trattamento, non so. Se tu sei un diabetico, vai da un medico legale, dice sei diabetico, anche per la visita del medico legale per la patente, perché vuol dire chi è diabetico o altre patologie organiche, eccetera, è previsto che ci debba essere una certificazione dello specialista, in questo caso diabetologo, che dice sì, il signore è in queste condizioni, è in trattamento, quindi, eccetera. Io penso che sia nozione di tutti la difficoltà di mantenere la patente, ovvero questa roba qui, quando si va, eccetera. Lo stesso fatto che il sistema, quindi il sistema della medicina legale e tant'altro, che non accetta, no, il discorso del medico specialista del CERT, che dice che, non so, per esempio, è in trattamento compensato, tutto quello che dice, non ci sono problemi, quindi può, ha la capacità psicofisica alla guida. Questo non viene quasi mai, perché scatta lo stigma che come medici o come altre cose sia dentro, cioè il fatto che il soggetto e quindi anche il metadone è inaffidabile. Cioè, quindi questo è un altro aspetto che bisogna tenere conto. Il dramma, per andare un po' veloce per il tempo, è quando questa considerazione, questo stigma viene assunto e vissuto anche dalla persona che ha il problema. Devo dire, questa è stata anche un'esperienza che io ho fatto, e qui magari vado poi verso quello che volevo un po' raccontarvi, uno spazio prescrittivo multiplo, cioè in cui ci sono operatori, medici e poi una serie di pazienti, di soggetti, e come dire, c'è uno spazio negoziale. Infatti viene chiamato spazio Medina, cioè Medina come spazio di contrattazione, spazio, perché effettivamente quello per me è stato anche lì un'esperienza, fra parentesi, molto importante. E lì noi abbiamo scoperto, prima noi operatori, ma poi insieme ad altri, come dire, partecipanti, io li chiamo clienti perché poi ho pazienti e le altre, gli operatori, scoprire quanto questo fosse presente anche nei pazienti, oltre che nei medici, no? Negli operatori. E mi ricordo che io per alcune volte mi sono messo a osservare le interazioni tra operatori tra di loro, verso i clienti, i pazienti, o anche le interazioni tra clienti tra di loro e tra di loro e come dire, anche poi degli operatori. Il fatto di decidere, no? Le modalità di assunzione, le modalità di affido. Non dimentichiamoci, prima Beppe Tibaldi ha toccato una cosa sulle paure giudiziarie. Molti medici, ma anche molti altri operatori, quando si parla di affido, dice, ma io devo essere certo che quello è drug free, questa parolina magica, no? Drug free, cosa vuol dire? Libero dalle droghe, ma non scherziamo, cioè nel senso che, quindi non, io se no vado nelle rogne, poi il magistrato, è vero, quello che è successo l'estate scorsa lì in centro Italia, di quella morte, ha aizzato le peggio teorie reazionarie sull'affidamento di metadone, la lascio lì, poi chi vuole se lo può andare a cercare, è stato un grosso dibattito e tant'altro, che però naturalmente ha fatto venire fuori tutta la l'aspetto di retrovia che c'è anche negli operatori, anche nei pazienti, ma più negli operatori, ma anche nel sistema culturale politico italiano. Cioè, come se non si fosse andate avanti di un pezzo, non si fosse, messa a fuoco la possibilità che si possa concordare, che si possa dire che è possibile. Oppure l'altra cosa che secondo me è stata interessante in questo spazio prescrittivo multiplo, la voglia di scommettere insieme. Cioè, il fatto che qualcuno diceva all'altro, senti, la vuoi un consiglio? No, proprio da cliente a cliente, un'intenzione molto interessante tra di loro, no? Cioè tra le persone, ci scambiamo, dice io
nella tua, perché poi oltretutto tieni conto, teniamo conto di un dato, cioè questo fatto di appartenere a un gruppo speciale, questo è un dato all'interno del servizio, altrimenti già aperto, quello che vi dirigevo io fino a 3 anni fa, eccetera, però si era, come dire, tu ti presentavi, c'era un giorno in cui c'era questo spazio prescrittivo, il giovedì pomeriggio, tu ti vedi, andate, venivi a aspettare quando si apriva, dice, ma tu sono del Medina. Bon, finiva lì, cioè era un codice e quindi un riconoscersi anche, ma questo, devo dire, per essere uno spazio dentro un servizio formale, ha permesso anche a delle persone di potersi riconoscere anche fuori. È chiaro, la regola d'oro è sempre quella che, essendo un gruppo, tutto ciò che veniva detto in quel luogo rimaneva in quel luogo. E questo, secondo me, è una cosa che è stata abbastanza seguita da parte anche dei pazienti stessi, no? Oltre che dei medici, cioè che dei professionisti. Però era molto interessante, come dire, lo scambio di esperienze. Ma io farei così, io aspetterei, ma forse diminuisci, no, ma guarda, stai ancora fermo a questo. E come dire, la cosa interessante, che secondo me è quello che vorrei trasmettervi, è il fatto che noi operatori non si invalidava mai, no, questa definizione, come dire, era concordata. Il fatto di avere delle volte degli affidi legati non tanto alla, perché questa avesse fatto una batteria di esamorine tutto perfettamente negativo, cosa alquanto difficile. Poi ci poteva essere la volta in cui la persona stessa dice, ma io ho bisogno di dimostrarvi, e lì, anche lì, ancora il vecchio stereotipo, cioè io sono inaffidabile, quindi mi devo dimostrare oggettivamente attraverso la positività o la negatività al test urinario o al test salivare, quello che sia, quello che sono, no? Quindi questo superamento qui è importante. Direi che delle cose... questo mi permette anche poi di dire che cos'è la compliance, anche un altro termine che nel trattamento farmacologico tuttora dice, il paziente è compliante. Ma compliance che cosa vuol dire? Che il cliente, il paziente, si è adeguato alle regole che un altro con uno scarto di potere molto elevato gli ha imposto, oppure la compliance è... decidiamo noi quali sono gli obiettivi di uscita. Cioè nel contratto molte volte non veniva mai messo, se no si dava di default la, come dire, la detossicazione, la guarigione, no? Quella di cui arriva prima Sardi. Allora, dato che nelle dipendenze patologiche, in questo campo, dico di dipendenza patologica, non di consumo, che sono un'altra cosa, non sto a raccontarvela, sapete meglio di me, la guarigione in realtà non esiste. Sono d'accordo molto con Tibaldi quando parla di guarigione funzionale. Cioè nel senso, quando la persona riesce, qui stiamo parlando di dipendenze patologiche, non stiamo parlando di consumo, riesce, come dire, a mantenere, a riprendere attività, bisogni, piacere, no? Anche lì, quando riesce a riprendere contatto col piacere, che magari nella sua retromente era il piacere del buco, ma in realtà ma io non ho piacere neanche più a farmi, e quindi provare anche quel piacere che era qualcos'altro. No? Quindi questi sono aspetti che come dire, permettono di superare questo della compagnia. Però torno a dire, nel conto terapeutico quasi mai c'era questo aspetto, ma quanto lo facciamo durare? Allora anche qui non c'è una durata infinita, me l'aveva stimolato Beppe quando ci siamo un po' incontrati o anche telefonicamente parlato di delle cose. Cioè lui diceva, noi stiamo imparando da voi come si diminuiscono i dosaggi, però attenzione, non è... Io ho in mente alcuni pazienti in cui il dosaggio è minimale, cioè noi sappiamo che sotto un certo livello l'agonista non è funzionale, non è più. Però questi hanno magari 5 mg, 3 mg di metadone cloridrato per via orale, non ce la fanno a togliere. Allora, a questo punto andate a capire un po' che cos'è. Ma anche qui non vanno vittimizzati perché sono tossici. Queste sono persone che hanno bisogno, quelle che io chiamavo tecnicamente, passate, ma la coperta di Linus, cioè hanno bisogno della coperta di Linus, perché diversamente con quello riusciamo ad andare. Ma io ho anche esperienza di soggetti che magari devono prendere mezzo l'orazio, ma tutte le sere, se non riusciamo ad andare avanti. Allora, che differenza c'è? Noi, come dire, diciamo che è un malato cronico, uno che prende un orazio e fa mezzo da 0,5 tutte le sere? No, perché una buona percentuale
di italiani, si becca quello e altro tutte le sere, non solo quello. Allora, perché colui che si assume 5 mg ogni giorno deve essere, come dire, segnalato oppure non essere uguale agli altri, no? E questo è un po' il discorso anche che, come dire, ed è un lavoro che secondo me è estremamente importante, su questo io ritengo che il lavoro delle associazioni di consumatori, chiamate come volete, o di cliente, eccetera, è importante, perché in ogni caso, attenzione, i servizi serviamo tutti quelli che sono, cioè non voglio dire, poi ci sono servizi che funzionano meglio, che funzionano peggio. Non dimentichiamoci che in questo momento però c'è una tale situazione di ombrosità, io penso che sì, domani mattina se ne parlerà, spero, delle difficoltà in cui stanno incorrendo i CERT, ma anche la psichiatria, cioè quindi un po', sarà un po' la ragione sulla guerra dei poveri, però in cui allora probabilmente il cittadino che è, come dire, utente, cliente, che usa quei servizi, deve, come dire, veramente prendere, come diceva un certo Frank Anthony, il manubrio della bicicletta in mano, perché se no non è la tua vita. Perché se no, diversamente, noi possiamo, io non credo molto alla cessione di potere. Sì, io posso essere disponibile, però è molto importante che l'altro lo venga a prendere, lo dialettizzi, lo si confronta. Teniamo conto di un dato, che questi aspetti qua, che a noi sembrano molto, io delle volte parlo, ma anzi ti stai rendendo conto che se ne parli con dei colleghi, gli vedi i capelli che gli si drizzano in testa, perché non è una prassi così comune di confrontarsi con un gruppo di clienti, di utenti, oppure con quei gruppi, poi autoaiuto, chiamateli come diavolo volete, però sono importanti, cioè persone che hanno preso coscienza della loro condizione, quindi in base a questo chiedono, esigono, non per niente, io dico nella riduzione del danno, noi dobbiamo fare advocacy per i diritti, ma dobbiamo sempre dire che i diritti vanno sempre reclamati, vanno sempre richiesti, vanno sempre utilizzati. Poi, chiaro, c'è l'altra parte. Altre cose ce ne sono, ma... Angelo, proprio su questa cosa qua, in conclusione, perché hai evocato lo spazio Medina, non so se riesci proprio in sintesi a dire due cose, quanto questo poteva riuscire a far gestire quei confini incerti fra appunto compliance, adherence, misuse, sì, diversione. Ha permesso entro i cittadini, però questo fatto è stato permesso perché alcuni operatori, me per prima, poi anche altre colleghe, adesso, insomma, si sono, come dire, detto bene, noi facciamo questo. Notare che questa situazione è nata per ottimizzare le poche risorse che avevamo. Cioè, come dire, come sempre, delle volte le scelte, che poi sono anche molto paganti, molto appaganti, derivano da superare alcune difficoltà. Questo ha permesso sicuramente sì, però guardate che questo però all'interno del CERT non è che fosse, no, la cosa. Però questo ha permesso, da una parte ha permesso di, io ritengo, di mantenere in vita una serie di persone, e di creare dei legami, attenzione, non era solamente legato alla prescrizione farmacologica, perché il correttivo potente del gruppo Medina erano rappresentati tutte le professioniste del CERT e ogni partecipante ai gruppi, ricchi, in cui c'erano quattro gruppi di circa 15-16 persone l'uno, contemporanee, che ruotavano una volta al mese tutti, per ognuno di loro c'era la disponibilità a dire quando hai dei problemi. E quindi c'è, come dire, lo psicologo, c'è l'infermiere, c'è il medico o i medici, che sono disponibili anche in una, perché poi sia ben chiaro, molte volte le persone non hanno piacere di raccontare i loro cavoli a tutti, cioè bisogna lasciare la scelta. Quindi alle volte chiedevano, dicevano, senti, posso vederti perché devo vedere delle cose, altre questioni. Però torno a dire, la cosa potente è che le persone, come dire, a parte il fatto che riuscivano anche, e io ho imparato anche molte cose su quali sono anche gli effetti collaterali, le stipsi e tant'altro. Farei solo un piccolo accenno, ma lo lascio lì la discussione di tutti, è i nuovi farmaci, i nuovi modi di somministrare i farmaci
dicasi la buprenorfina, quella con gli impianti transdermici, il long acting. Che cosa vuol dire? Anche qui ci viene collegando il discorso da una parte noi vediamo che da qualche parte sta tentando la diminuzione progressiva delle dosi, perché a me ha sempre intrigato quello schema che ha presentato Tibaldi, cioè sul quale gli dice ma alla fine quell'intrattamento cronico, usiamo questo termine brutto ma anche così, sono quasi peggiori come esiti quelli che a un certo punto l'hanno sospeso. È chiaro, la sospensione va fatta in graduale, protetta e tant'altro, però come dire, probabilmente nella sospensione e diminuzione entrano in gioco fattori che non sono il farmacologico stesso, sono tutta una serie di cofattori che riguardano l'assunzione e la prescrizione del farmaco, che non so raccontarle perché sapete quanto me, quanto in realtà nella prescrizione entrano in gioco tanti elementi, alcuni che non sono assolutamente di natura farmacologica, ma sono di natura psicologica, di natura sociale, di natura di legami e tant'altro. Io mi fermerei. Sicuramente la possibilità di avere una relazione il più possibile aperta con la persona ci permette anche di leggere magari cose controintuitive anche per la letteratura, che effettivamente se no diventa difficile andare. Allora io ti ringrazio Angelo, ci sono alcuni interventi che però direi magari li teniamo da parte, quando abbiamo finito tutta la sessione li riproponiamo a tutti quanti. C'è una puntualizzazione di Alessio, ma la puoi vedere in chat, magari poi diamo la parola alla fine nel dibattito. Io vi ringrazio e passerei, perché il tempo è un po' tiranno, al secondo diciamo intervento, Diegel De Maria, che è la presidente di Fermata d'Autobus. Allora, ieri si è detto appunto anche dell'evoluzione dello stesso termine, comorbilità piuttosto che doppia diagnosi, piuttosto che diagnosi duale, eccetera. Egle è la presidente di Fermata d'Autobus, una realtà del terzo settore del CNCA, che ha proprio come focus di lavoro questo, cioè il conciliare l'attenzione dalla parte delle sostanze e dalla parte della salute mentale. E quindi lascio la parola a Egel, che ci racconta un po' questa esperienza. Ci sono fra chi segue altri colleghi che insomma sono attivi dentro strutture di questo genere, per cui è anche possibile poi un'interazione da questo punto di vista qua, sia direttamente qua sia poi nei gruppi di lavoro. Se avete delle indicazioni, comunque invito tutti, come ha fatto anche Alessio, a scrivere nella chat, così raccogliamo e rilanciamo. A te, Egel. Buon pomeriggio a tutti. Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di condividere quella che è la mia esperienza e dei colleghi nel campo di quella che si chiama la doppia diagnosi, un termine che io non mi piace, uso solo perché è un termine di uso comune. Quando mi avete invitato e quando mi sono soffermata a pensare cosa avrei potuto raccontarvi, stavo leggendo un libro di Andrea Baiani, La storia delle case, finalista del premio Strega del 2021, che raccoglie in questo libro la storia delle case abitate da questo scrittore. Lui dice: il mio è un viaggio attraverso i cambiamenti degli ultimi 50 anni, i luoghi da cui veniamo, un affresco della nostra storia, delle nostre esperienze e del nostro essere oggi. In quel momento ho avuto un'idea, che è stata quella di raccontarvi la storia delle case che
abbiamo abitato e che hanno portato alla nascita di fermata d'autobus. Che cosa vuol dire? Queste case hanno rappresentato i diversi tentativi di cercare di integrare sul campo, nel lavoro quotidiano, nella clinica, quella che la salute di chi consuma delle droghe con la salute mentale, che è quello che è il tema proposto da questo forum. Quindi ho pensato di raccontarvi la storia delle nostre case. La prima casa risale al 1983 ed è stata creata da Raffaella Bortino. Raffaella Bortino era stata ad Areva negli Stati Uniti per un'esperienza con i tossicodipendenti. Ad Areva, a quei tempi, nell'83, affluivano molti ragazzi italiani che non trovavano possibilità di un percorso di cura in Italia. Eravamo nel lontano 83, quindi insomma circa 40 anni fa. Che cosa succede? Che ad Areva ai tempi vigevano strumenti molto comportamentisti. La Raffaella fa questa esperienza sostenuta da delle famiglie italiane, tornando in Italia cerca di portare questa esperienza di terapia per i tossicodipendenti. Viene quindi aperta una piccola casa in Crocetta, completamente privata perché ai tempi non c'erano le rette convenzioni, dove venivano accolti dei pazienti con problemi di dipendenza. Io sono arrivata un anno dopo, nell'84, dovevo rimanere 6 mesi per un'esperienza dopo la laurea, sono rimasta fino ad oggi. Comunque è andata così. Ai tempi, in questa casa, i farmaci erano tenuti in una piccola cassettina. Oggi, nelle strutture che abbiamo, strutture accreditate per doppia diagnosi, abbiamo in ogni struttura 2 armadi blindati per i farmaci, di cui uno per le riserve e uno di uso quotidiano. Questa la dice già lunga sul cambiamento avvenuto in questi anni anche nei confronti della terapia farmacologica. In quei tempi al nostro lavoro collaboravano degli psicanalisti ad indirizzo psicanalitico molto rigido, tra cui il dottor Carlo Ferraris, il dottor Cionini, il dottor Bonasia e poi nel tempo per la sistemica anche il dottor Cancrini. E già ai tempi tra i residenti avevamo una ragazza che io ricordo ancora oggi, che ho incontrato in uno spazio, in una galleria che abbiamo un anno fa, che aveva una diagnosi di schizofrenia con dipendenza da sostanze. Era lei, no, che raccoglieva in sé questi 2 aspetti, 2 problematiche, mentre gli altri erano definiti, coi termini di allora, i tossicomani puri. Dopo un po' di tempo, vuoi sia perché ci eravamo trasferiti in una casa più grande a Moncalieri, vuoi anche perché l'aumento delle richieste di ingressi di pazienti con patologia psicotica era andata aumentando, si è creata una situazione di crisi importante.
Il conflitto più evidente era tra l'applicazione delle regole, l'applicazione della legge, perché la legge rigida e la modalità rigida di applicazione della legge, che poteva essere sostenuta da alcuni pazienti, non era pensabile né applicabile con pazienti che invece avevano un disturbo psichiatrico più importante. Che cosa è successo a un certo punto? Questa conflittualità ha portato poi anche a una conflittualità tra una lettura, permettetemi, di tipo più psicanalitico, che privilegiava i pazienti con un disturbo tossicomanico, e un atteggiamento invece più psicofarmacologico per quelli con disturbi psicotici. Come potete ben capire, non era assolutamente semplice, non sapevamo cosa, se si doveva privilegiare, che cosa privilegiare. Allora, cosa abbiamo pensato? Non essendo riusciti a quei tempi a risolvere queste problematiche interne, abbiamo pensato di ricorrere a una soluzione esterna. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la casa era molto grande, sono stati divisi i residenti su due piani e si sono formate due equipe distinte, pensando in questo modo di risolvere, nella nostra inesperienza ed esperienza di quei tempi, di risolvere la conflittualità. Ma non avevamo risolto nessuna conflittualità, nel senso che i conflitti, forse attenuati, però rimanevano, no? Perché appunto non sapevamo in che direzione muoverci. Allora abbiamo trovato un'altra soluzione, no? Non avendo trovato una soluzione interna, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mettere in piedi una modificazione alloplastica. È un termine usato da Hartmann che a me piace molto, nel senso che se non trovi una soluzione all'interno, no, speri di poterla trovare all'esterno. Cioè, cosa abbiamo fatto? C'era una piccola casa a Trofarello che ai tempi veniva usata come gruppo appartamento. Abbiamo detto, allora, a questo punto dividiamo i pazienti, dividiamo l'equipe, e il gruppo di pazienti con problematiche, disturbi di personalità, problematiche psichiatriche più importanti, li accogliamo a Trofarello, mentre il resto dei residenti rimane a Moncalieri. E da questo che Raffaella Bortino, con me e alcuni colleghi, abbiamo deciso di dar vita a Fermata d'Autobus. Fermata d'Autobus per occuparci di un piccolo gruppo di residenti con queste caratteristiche. L'abbiamo chiamata così perché era una casa cantoniera, si trovava vicino alla fermata di un autobus, e poi perché Fermata d'Autobus è uno dei primi film di Marilyn Monroe, Fermata d'Autobus, in quanto per noi Fermata d'Autobus, il film e soprattutto Marilyn Monroe, rappresenta un po' l'immagine della persona, della donna,
con disturbi di personalità e di dipendenze. In questo modo è nata Fermata d'Autobus con il desiderio e l'obiettivo di dare degli strumenti per un percorso di cura ai pazienti che presentano questi due, a me non piace parlare di due, di doppio, queste problematiche, perché penso che siano tutte persone che con una sofferenza, con estrema difficoltà a affrontare quella che è la realtà, la quotidianità, e che hanno trovato nel loro mondo delle risorse a loro disposizione per, come è stato detto anche ieri, per alleviare le loro sofferenze o per cercare in qualche modo di sopravvivere. Questa è un po' la storia della nascita di Fermata d'Autobus. Nel frattempo, quando noi abbiamo fatto tutti questi movimenti, cambiamenti, tentativi, si cominciava a parlare di doppia diagnosi. Noi assolutamente non usavamo quel termine, eravamo lontani, no? Da questa nosografia. Siamo poi stati riconosciuti e accreditati come comunità, come struttura che si occupa della doppia diagnosi. Come ben sapete, è stato detto anche ieri, le richieste sono poi aumentate, per cui da questa sede di Trofarello, che in realtà non siamo più a Trofarello, perché da aprile, per diversi motivi, abbiamo traslocato sulla collina di Moncalieri. Nel frattempo, perché le richieste c'erano e perché la sfida ci piace, ci è piaciuta, abbiamo aperto una struttura mista, queste sono miste, a Oglianico, e come ultima nata abbiamo dato vita nel 2014 a una comunità per sole donne, perché abbiamo fatto uno studio retrospettivo dall'apertura del porto, quindi dall'83, situazioni di donne che abbiamo conosciuto e che abbiamo seguito. Una percentuale altissima di queste donne, il 70%, contro una percentuale molto inferiore di uomini, nella loro storia ha subito abusi, violenze, e su questi traumi hanno dovuto poi fare i conti con disturbi di personalità più o meno importanti e con una storia di dipendenze. L'inserimento di queste donne in doppia diagnosi in comunità mista è stato deleterio, abbiamo visto che non funzionava, era difficilissimo, perché loro giustamente riproponevano con gli uomini che incontravano in struttura le loro modalità di relazione, quindi si fidanzavano, avevano rapporti sessuali, scappavano, rimanevano incinta con tutte le conseguenze immaginabili e inimmaginabili, si prostituivano. Da questo è nato il progetto sperimentale di Fragole Celesti, che è una comunità solo per le donne in doppia diagnosi, vittime di abusi e di violenze. Questa è stata un po' la nostra, sono state un po' le nostre peripezie con la doppia diagnosi. Cosa posso dirvi? Posso dirvi che è un mondo
molto complesso e molto difficile, perché devi nella quotidianità cercare di individuare o cercare di sostenere in certi momenti quelle che sono, e quindi contenere le problematiche più psichiche o di disturbo di personalità. In altri momenti hai un quadro di tossicodipendenza su cui ugualmente devi intervenire. Quindi è un intervento bilanciato ora su un piano, ora sull'altro, con tutto quello che può comportare soprattutto per gli operatori. Per gli operatori non è semplice. Il dispendio energetico quotidiano è notevole e quindi è indispensabile che ci sia un sostegno, un aiuto, le supervisioni possibili alla luce anche, insomma, delle possibilità economiche. Su tutto questo, gli ultimi tempi, senz'altro il Covid non ha aiutato, no? Il nostro lavoro, i nostri interventi. Volevo aggiungervi un paio di riflessioni che ho fatto. Egle, ti chiederei, scusami, soltanto di metterle in modo proprio sintetico, perché... Velocissimo, velocissimo. Le criticità, volevo solo dirvi due criticità e quello che secondo me potrebbe aiutarci. Le difficoltà maggiori, secondo me, è l'arrivare all'elaborazione di una diagnosi funzionale. Ho sentito prima parlare di guarigione funzionale, ma anche di diagnosi funzionale. Che cosa vuol dire? Cioè, di una diagnosi psichiatrica di disturbo di personalità che tenga conto dei sintomi principali e che usi dei farmaci ad hoc. Vi dico questo perché io spesso sono allibita, perché accolgo dei residenti dove nella loro terapia hanno qualsiasi tipo di farmaco, dall'antidepressivo all'antipsicotico, allo stabilizzatore dell'umore, alle benzodiazepine, per cui è una confusione. Io spesso, se non li conosco, mi chiedo, dico, ma qual è la diagnosi di questa persona? Cioè, quindi una diagnosi più funzionale. Sappiamo tutti le difficoltà di mediazione, di discussione tra centro di salute mentale e SERP, per fortuna non è sempre così. Secondo me è indispensabile un confronto. Penso che non ci sia nessuno che ha ragione o torto. C'è una persona che si affida a noi per un percorso di cura, cioè vediamo di sostenerlo con quelli che sono gli strumenti che ognuno di noi ha a disposizione. Penso che, e chiudo con questo, forse un gesto di umiltà reciproca potrebbe forse aiutarci a sederci di fronte a un tavolo e ad ascoltarci, ad interagire. Perché se non mettiamo insieme le nostre frammentazioni, mi chiedo come possiamo aiutare i pazienti a mettere insieme le loro. Questo è quello che volevo dirvi, che mi è venuto in mente. Grazie Egle. E in realtà questa suggestione ci servirà nei lavori di gruppo, perché uno dei temi dei lavori di gruppo è proprio quello di capire dove e come fare alleanza fra questi due. Per questi due mondi, forse con il privato sociale in mezzo a fare il vaso di coccio fra i vasi di ferro, ma vedremo cosa verranno fuori, come verrà fuori anche nel lavoro di gruppo. Grazie. Passiamo all'ultimo intervento di questa sessione qua, con Pasquale e Lorenzo, che ci parlano invece di una sperimentazione particolare, perché insomma è una prima assoluta per l'Italia, un
una seconda per quanto riguarda anche l'Europa, e quindi lascio direttamente la voce a loro che ci raccontano un po'. Perfetto. Buon pomeriggio a tutti. Sì, noi siamo qui un po' a presentarvi quello che è il nostro progetto. Comincerei un po' raccontando, diciamo, qual è stato un po' l'alveo all'interno del quale è nato il nostro progetto. Noi siamo Spazio Intermedium e ci muoviamo all'interno del progetto No Travel, che da anni fa interventi di riduzione del danno nei contesti delle feste, per lo più della regione Piemonte. E, diciamo, questo progetto prende l'avvio da alcune riflessioni degli operatori durante gli interventi in festa. E che succedeva? Che si assistevano delle persone in un forte stato di agitazione o di crisi, dovuta spesso all'assunzione di sostanze stupefacenti, e non c'era la possibilità di garantire comunque un supporto, un sostegno oltre l'intervento e dopo questi momenti di crisi. Un'altra esperienza dal quale, diciamo, nasce un po' l'idea del progetto Intermedium è il cerchio delle esperienze, che è un cerchio informale al quale hanno partecipato alcuni colleghi, dove delle persone si riunivano essenzialmente per parlare, per significare delle proprie esperienze vissute in stati alterati di coscienza. E da questo, diciamo, abbiamo cominciato a riflettere su quella che poteva essere la necessità, un bisogno dei giovani che usano le sostanze di avere uno spazio di confronto, diciamo, libero un po' da quelle che possono essere delle narrative proibizioniste o dalle narrative eccessivamente, diciamo, libertarie o non problematiche. E questo è stato il primo momento. E la domanda è stata, cioè, è possibile che ci sia un sommerso, una serie di persone che usano sostanze, che hanno poi effettivamente bisogno di parlare di questo argomento, di esprimere i loro vissuti e anche, come dire, hanno una sorta di richiesta d'aiuto. E altre riflessioni sono legate un po' anche, diciamo, a quello che è stato detto in questi giorni, cioè su quale può essere il senso e il significato di un uso di sostanze, come inquadrare anche concettualmente e narrativamente l'uso di sostanze, quando intorno abbiamo, diciamo, tutta questa serie di narrazioni che vanno da una parte e dall'altra. E il nostro interesse a un certo punto era molto focalizzato anche sul rinnovato interesse che c'è attualmente a livello culturale intorno al tema della psichedelia. Infatti si parla molto del rinascimento psichedelico, e magari su questo dopo Lorenzo dirà qualcosa in più. E poi c'era una questione sistemica, ovvero quali sono i servizi che ad oggi vengono messi a disposizione all'interno della salute mentale, e soprattutto perché magari delle persone che usano sostanze o che cominciano ad avere consapevolezza della problematicità di un uso di sostanze, di qualche criticità all'interno del proprio rapporto con le sostanze, non riescono poi a riferirsi o non afferiscono comunque ai servizi di salute mentale. In particolare parliamo dei CSM e dei SERT, che sono comunque caratterizzati da un'alta soglia di accesso. Per quanto riguarda i CSM, diciamo che tendono ad affrontare la franca psicopatologia, e per i SERD conclamatamente si occupano di dipendenza da sostanze. La nostra riflessione è stata questa: prima di arrivare a un CSM o a un SERD, quindi di avere una franca psicopatologia o un problema conclamato di dipendenza, c'è spesso dietro c'è una storia di uso problematico e dei tentativi di persone di tirar fuori delle risorse per far fronte a questi altri problemi della vita. Allora abbiamo pensato di aprire questo spazio per fornire supporto psicologico a queste persone che non si sentono, diciamo, identificate né con la franca psicopatologia né con la dipendenza, e che non vedono in questi servizi di salute mentale un luogo adatto ai loro bisogni. Dunque ci siamo mossi in ottica preventiva e abbiamo aperto Spazio Intermedium, che si caratterizza come uno spazio psicologico di ascolto per persone che usano sostanze, che non vede necessariamente nell'utilizzo di sostanze un indizio di patologia o una condizione problematica, ma che è aperto all'ascolto e agli studi soggettivi di chiunque abbia bisogno di confrontarsi, esprimere perplessità, dubbi o problemi nel rapporto con le sostanze, per sé o per altre persone. E questo perché abbiamo identificato che
c'è la possibilità che tutta una serie di esperienze anche legate al mondo delle sostanze, per tutta una serie di stigmi, no? E tutto questo, diciamo, fervore che c'è intorno al discorso delle sostanze, rischia di diventare un vero e proprio buco discorsivo e di significazione all'interno della vita delle persone che non trovano dei contesti adeguati, che siano culturali, amicali o sociali, per vivere e integrare le proprie esperienze vissute sotto stato alterato di coscienza. E dunque, una cosa molto importante è che noi non ci occupiamo di dipendenze volutamente, sia perché non abbiamo le competenze, la professionalità, sia perché non è il nostro focus di intervento, e siamo, diciamo, a un passo precedente di aprire delle possibilità di discorso con persone che usano sostanze, per tentare di andare un po' al di fuori, diciamo, della dicotomia della sostanza come problema e della sostanza come non problema assolutamente. E noi siamo formati da un'equipe multidisciplinare, siamo 4 psicologi e una psichiatra, e siamo coordinati da un assistente sociale. Questo ci permette innanzitutto di avere un approccio prevalentemente, diciamo, biopsicosociale, e in particolare la presenza della psichiatra ci permette anche di dare informazioni, di, diciamo, buttare un occhio su tutta la questione che è stata molto ben sviscerata, no? Della doppia diagnosi, dell'interazione tra farmaci e sostanze, tra diagnosi psichiatrica e uso di sostanze. Quindi, diciamo, un po' per sintetizzare, i nostri obiettivi sono raggiungere il target giovanile, quella che viene configurata come hard to reach population, ovvero persone difficili da raggiungere ai servizi, che non hanno né una conclamata psicopatologia né una dipendenza, fornire supporto psicologico a queste persone, cominciare a mettere un occhio su questo sommerso, identificare quali possono essere i bisogni di queste persone, quale può essere il lavoro psicologico che può essere fatto in ottica preventiva per evitare che delle situazioni poi sfocino in una patologia mentale o un altro tipo di sofferenza, e soprattutto un altro obiettivo di spazio intermedium è quello di rappresentare una sorta di cerniera tra il mondo dei servizi della salute mentale e il mondo poi dei consumatori di sostanze, perché c'è una questione che si potrebbe, diciamo, chiamare lo stigma, ovvero che c'è sia una tendenza da parte di alcuni operatori dei servizi di vedere comunque come molto problematico, anche per quanto riguarda le prospettive terapeutiche, quello che è l'uso di sostanze, ma c'è anche, diciamo, parecchia resistenza da parte di persone che riconoscono di avere anche un problema con le sostanze nell'afferire ai servizi, per via di, insomma, tutta una serie di motivazioni che sono state anche ben nucleate precedentemente. E infine, diciamo, quello che era anche un obiettivo, e purtroppo per ragioni pandemiche non siamo mai riusciti ad attivare questa cosa, è quello di creare degli eventi o dei gruppi per veramente cominciare a fare delle narrazioni inedite su quello che può essere il rapporto della persona con la sostanza e su quello, insomma, che si può dire a livello di salute mentale, su quello che si può capire da chi è, diciamo, esperto per esperienza riguardo il rapporto tra gli esseri umani e la sostanza. E, diciamo, lascerei la parola qui a Lorenzo che ci racconta un po' come, diciamo, che cosa noi ci aspettavamo dall'apertura di questo servizio e poi che cosa è successo. Buonasera a tutte e tutti e grazie di averci invitati. Come Pasquale diceva prima, uno dei focus da cui siamo partiti all'inizio della nostra riflessione della costruzione di spazio intermedium era a partire da questo movimento storico che è quello del rinascimento psichedelico. Abbiamo osservato, abbiamo analizzato che in questo periodo viene chiamata nuova ondata psichedelica, la terza ondata psichedelica, ci sta essendo un ritorno di alcuni tipi di sostanze, appunto quelle psichedeliche come l'LSD, la psilocibina, la DMT, e ovviamente da una parte c'è tutto un discorso per quello che riguarda i consumi che stanno aumentando e stanno ritornando forti rispetto a al mondo della psichedelia, ma soprattutto stiamo vedendo che ci sta essendo anche un profondo cambiamento culturale, per cui oggi in molti dipartimenti clinici europei e
esteri si sta lavorando su quelle che possono essere le terapie con l'utilizzo delle sostanze psichedeliche, e allo stesso tempo si sta creando proprio tutto un nuovo tipo di discorso, di organizzazione discorsiva attorno a quelli che sono i psichedelici, tant'è che anche in Italia ci sono state molte pubblicazioni sul tema della psichedelia negli ultimi anni, quindi che dimostra che ci sta essendo un cambiamento di attenzione e di interesse nei confronti di queste sostanze, non solo di queste sostanze, ma dell'universo che si è creato attorno a queste sostanze. Rispetto a questo noi abbiamo riflettuto sui possibili rischi che possono emergere, no, da questo rinascimento psichedelico, nel senso che la possibilità, i possibili rischi sono quelli di prendere sotto gamba i possibili danni collaterali, i possibili effetti collaterali di queste sostanze, e dall'altra parte anche il rischio di assegnare un ruolo sopravvalutato rispetto a queste sostanze, nel senso conferirgli il ruolo di pillolina magica, che è qualcosa che a noi sembra che sia in generale da evitare in ogni contesto, che sia quello della psichiatria o quello della psicofarmacologia, ma anche della psichedelia. Quindi è partito da una posizione di riflessione, non polemica, ma di certo critica rispetto a questa dimensione, ma come abbiamo pensato di intervenire? Proponendo un modello che fosse di integrazione dell'esperienza psichedelica, dove non venisse criticata né attaccata né giudicata l'esperienza psichedelica in sé delle persone che fanno uso di sostanze psichedeliche, ma che fosse offerto uno spazio di ascolto, uno spazio di supporto psicologico non giudicante e capace di accogliere ogni tipo di esperienza, di modo che le persone potessero integrare, riportare nella vita quotidiana dei punti problematici delle loro esperienze vissute durante gli stati non ordinari di coscienza. Ciò significa però che non solo i cosiddetti bad trip, che oggi vengono più chiamati challenging experience, esperienze che sfidano, non solo queste sono da considerarsi come qualcosa da integrare, ma spesso anche l'esperienza positiva e statica dell'universo psichedelico può essere qualcosa che fa problema nel momento in cui si ritorna alla quotidianità. Quindi ecco, il modello dell'integrazione è un modello che da una parte appoggia sulla riduzione del danno, nel senso che muove nella direzione di ridurre gli eventuali rischi psicologici, soprattutto legati all'utilizzo di queste sostanze, ma che soprattutto va nella direzione di rimettere in una posizione di senso l'esperienza psichedelica, rimetterla in una trama di discorso narrativo. Quindi noi ci aspettavamo, sin dall'inizio, che arrivassero persone che fanno uso di sostanze psichedeliche, e in effetti sono arrivate persone che fanno uso e che hanno avuto questo tipo di domande e di richiesta nei confronti di spazio intermedium. Allo stesso tempo però abbiamo potuto osservare che c'erano anche altri tipi di richieste, altri tipi di domande che arrivavano dalle persone che usano sostanze, e ci siamo resi conto che c'era stata una grande richiesta da parte di persone che fanno policonsumo, poliabuso, in particolar modo rispetto a sostanze come cocaina e soprattutto chetamina, che è stata una sostanza per cui molte persone ci hanno chiesto un supporto, una riflessione, anche solo una chiacchierata a riguardo. E non soltanto, ma anche persone in cui possiamo vedere che c'è un'associazione fra una sovrapposizione fra presenza di sintomi simili psicotici e di uso di sostanze, no? Per cui in qualche modo abbiamo avuto modo di vedere che quello che abbiamo visto è la presenza di ciò che è un po' il sommerso dei servizi, ciò che non riesce ad arrivare ai servizi per una serie di ragioni: da una parte le difficoltà di accesso ai servizi, ma dall'altra parte anche, come veniva detto prima giustamente, lo stigma interiorizzato, cioè il fatto che lo stigma rispetto all'utilizzo di sostanze, ma anche alla salute mentale, di fatto è un fattore che non porta a contattare un servizio di salute pubblica. Ci siamo accorti anche che una delle domande che vengono richieste maggiormente all'interno di spazio intermedium è rispetto a questioni di natura biomedica, cioè questa sostanza come interagisce con un'altra sostanza, posso fare uso di questa sostanza se sto prendendo uno psicofarmaco?
Quindi ci siamo resi conto che era molto centrale la dimensione della sostanza in tutto questo, per cui abbiamo fatto una riflessione in questo senso e per quanto noi abbiamo una psichiatra che ovviamente risponde, può rispondere a tutte queste questioni, a tutti questi temi, abbiamo riflettuto sull'importanza di fare un primo momento di accoglienza psicologica per iniziare a introdurre sin dall'inizio uno spazio di pensiero, di riflessione in un modo tale da fare in modo di toccare delle tematiche, delle questioni, preliminari anche una riflessione sulle questioni, di natura più tecnica, no? Quindi un primo momento di ascolto, un primo momento di supporto, un primo momento di riflessione e di condivisione. Poi ovviamente se una persona aveva l'interesse, la richiesta forte di parlare con la psichiatra del nostro servizio, c'è sempre stata questa possibilità, ma sempre con l'ottica di inserire qualcosa della possibilità di uno spazio di discorso e di ascolto. In questo senso ci siamo sempre anche interessati a fare in qualche modo un'operazione di dare informazione, di alfabetizzazione rispetto al funzionamento dei servizi sulla salute mentale, ma anche ai ruoli professionali, alla funzione dello psicologo, dello psichiatra, dello psicoterapeuta, eccetera, eccetera. Quindi uno spazio anche di informazione e di sostegno anche per la possibilità di accedere ad altri servizi. Ci siamo resi conto in tutto questo, in questi mesi in cui abbiamo lavorato, insomma, di una serie di fatti che volevamo condividere con noi. Da una parte l'importanza di un approccio non giudicante, non stigmatizzante nei confronti delle persone che usano sostanze. Ci siamo resi conto che questo, il fatto che noi non giudichiamo e non ci poniamo in maniera proibizionistica o giudicante nei confronti dell'uso di sostanze, ma permette sin dall'inizio di instaurare un buon rapporto terapeutico, un buon rapporto clinico con le persone che incontriamo, per cui si instaura un'ottima relazione di fiducia che sin dall'inizio permette di iniziare a approcciare dei temi importanti per la persona. In un secondo momento ci siamo resi conto come dopo poco tempo, con le persone che abbiamo incontrato più volte, emerge che a un certo punto la sostanza cade, come un velo emergono tutti i problemi, tutte le questioni dell'esperienza, dei vissuti personali, della storia psicologica di una persona, che emergono dietro la sostanza. E quindi alzo la voce, mi avvicino un po' magari anche al microfono. Quindi da una parte abbiamo visto anche come la sostanza può fungere come modalità, come strategia di coping da parte della persona che ne fa uso, come modalità di autocura, ma che nel momento in cui si inizia a parlare, a affrontare, si inizia a aprire un discorso, la sostanza inizia anche a perdere il suo ruolo centrale all'interno del colloquio e del rapporto fra noi e le persone che incontriamo. Allo stesso tempo però abbiamo riflettuto sul fatto che ci collochiamo un po' in una posizione particolare, quasi fra uno Scilla e un Caribdi, perché da una parte non sta a noi portare continuamente al centro la questione della sostanza e metterla come vincolante, come qualcosa di cui bisogna discutere a tutti i costi. Ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare di quanto sia importante anche trattare questi temi anche in relazione alla questione di riduzione del danno. E questo ha trovato conferma nel fatto che comunque le persone che sono venute da noi, che usano sostanze, richiedono informazioni, hanno voglia di parlare anche su quello che usano, oltre a magari questioni che vogliono trattare con noi, temi collegati agli stati che hanno vissuto, le esperienze che hanno vissuto, oppure le modalità di uso che hanno. Io vedo che c'è qualche domanda, sì. Non so se questo è il momento per poter rispondere o... Allora, siamo proprio in chiusura, per cui io direi se concludete il vostro pezzo di intervento, io credo che possiamo ancora rubare qualche minuto alla cosa dei gruppi per poter fare un paio di domande anche un po' su tutto il resto.
Probabilmente commesso un po' un errore dicendo, sottolineando che era un'esperienza unica. Giustamente ci sono osservazioni nella chat che specificano che ci sono state, ci sono esperienze anche simili, una su tutte il Java di Firenze. Avevo detto, forse insomma, esagerando, sbagliando, che era un'esperienza unica perché è effettivamente focalizzata su quello che avete detto voi, cioè non ha altri tipi di non è un centro di aggregazione, non ci sono altre cose di questo genere qua. E specificatamente sulla questione, diciamo, di questo genere di supporto, su tendenzialmente l'utilizzo e gli stati alterati di coscienza. Però giustamente ci sono una serie di osservazioni e dico sì, ci sono altre realtà storiche, ho detto il Java, Mamacoca, eccetera, quindi sono giustamente segnate nella chat. C'è stata questa sollevazione, quindi mi chiedo scusa se per caso di orgoglio esagerato. Riferimento, cioè forse la seconda esperienza in Europa che dicevi, è in particolare riferimento al mondo della psichedelia, quindi all'integrazione psichedelica. È in questo che diciamo, tu hai tratto il versante di innovazione. E ovviamente siamo paralleli con tutte le realtà, come si scrive in chat, no, che provano a fare questa operazione, di aprire questo spazio per persone che usano sostanze. Sì, tra l'altro è da segnalare che insieme alla nostra apertura di spazio intermedio, ma anche uno spazio simile che si occupa di gruppi di integrazione, che Utopia è nato a Bari, quindi insomma effettivamente iniziano a essere un po' le realtà che si occupano anche di integrazione psichedelica in sé. Però noi in realtà sull'intervento abbiamo pure detto quello che volevamo dire, se c'è da dibattere magari volentieri. Allora ok, vi ringrazio. Fatta questa doverosa precisazione, c'era in realtà, chiedo anche ad Hassan, perché in realtà avevamo come deadline quella delle 17, la possibilità di fare ancora, c'era un intervento richiesto da Marcello Ravaioli, chiedo solo se un intervento, una domanda, di concentrarlo il più possibile, e però teniamo conto che nei gruppi sarà possibile ovviamente poi rielaborare, portare osservazioni e quant'altro. C'era anche una domanda sul fatto quanto fosse possibile magari per i relatori partecipare ai gruppi. Io spero che i relatori presenti possano essere ancora con noi nella parte dei gruppi, almeno parzialmente, ma ovviamente lo chiedo poi a loro. Lascio per l'intervento che chiedo breve a Marcello Ravaioli. Si sente? Sì, buongiorno, sono un educatore da circa una trentina d'anni, sempre sul lavoro di comunità terapeutica per dipendenze. Così, proprio riassumendo, cioè non riassumendo, cercando di essere velocissimo, per Angelo Giglio era un aspetto relativo all'affidamento del metadone. E così, dal mio punto di osservazione, ho visto più danni da affidamenti fatti in modo probabilmente così deresponsabilizzato, e quindi volevo capire se c'era mai il modo di riuscire a capire qualche cosa di più rispetto ai suoi pensieri calati in qualche situazione magari pratica concreta. E alla dottoressa De Maria, che diciamo così mi ha confortato, perché comunque ha un'esperienza che ho ritrovato pari pari con la nostra comunità, e a lei avrei voluto chiedere insomma qualche risultato buono e come raggiunto in questa, chiamiamola divisione, non volevo usare questa parola, però insomma nel problema che con gli anni si è andato ad accentuare
da molte parti, comunque anche da noi. Ho finito. Lorenzo, posso rispondere? Sì. Allora, sicuramente capisco la tua esperienza, che è anche la mia, perché allora attenzione, non è che l'affido va fatto de iure. Vi faccio un esempio banale. Lavorare sull'affido vuol dire lavorare sulla responsabilità e dell'affidante e dell'affidato. Cioè nel senso che io mi ricordo che all'inizio con molti spazi medici diciamo io mi affido, quindi mi aff slash fido di te. Chiaramente tu lo fai, ma non perché va fatto in quanto tale, perché sei buono, hai fatto un'opera pia. No, assolutamente no. Sto dentro, se possibile, leggi, poi alcune leggi le interpreto. Quando ho delle buone, come dire, ritorni, delle competenze da parte di quella persona, molte volte ti rendi conto che conviene rischiare perché permette a quella persona di non frantumarsi. E quindi, come dire, quando si parla di rischio insieme, dare insieme le cose, questo è molto importante, anche qui, ma non né per farsi belli o brutti, assolutamente no. L'altra cosa è che in genere molti servizi lavorano in maniera da ufficio postale e non se ne abbiano gli impiegati degli uffici postali. Cioè in cui dal lunedì al venerdì è aperto, l'affidamento non si capisce bene, prima sono rigidi e poi fine settimana si chiude e si dà a tutti. Allora, se l'affidamento è questa pratica burocratica, io mi dissocio, o mi ero sempre dissociato, vuol dire veramente lavorarci sopra. Perché poi di tutte le magagne, se c'è un lavoro stellare, circolare con i clienti, sono loro stessi a dirigere il traffico. Cioè, questo va detto, perché se no sembriamo, cioè da una parte vogliamo essere di un certo tipo e poi però continuiamo a mantenere questa discrepanza, no? Tra ciò che si spera e ciò che si fa. Io non so se ho risposto bene alla tua domanda, però era esattamente questo intendo dire. Intanto grazie, mi sarebbe piaciuto adesso chiedere tante cose, non è possibile, però grazie intanto. Ok, grazie. Direi che a questo punto potremmo, fate le giuste diciamo, precisazioni, potremmo continuare queste discussioni, anche le domande dentro ai gruppi di lavoro. Ringrazio tutti, chiedo scusa dei disguidi, insomma, magari così è stato. In maniera brevissima, possiamo rispondere alle domande che sono state poste? Assolutamente. La lapidaria. Sì. La prima chiedeva se quello che facciamo rientra nei counseling brevi mirati del controllo, non controllo, recupero e controllo. Allora sì, nel senso noi rientriamo sicuramente in ottica di counseling breve, però non siamo specificamente mirati al controllo o al recupero del controllo, nel senso che noi facciamo un lavoro con le persone che è singolare e unico, quindi lavoriamo con le persone in relazione a degli obiettivi che concordiamo, che possono essere anche quello del controllo, del recupero del controllo, però l'ottica principale è quello di fare un lavoro di messa in discorso delle esperienze, degli usi fondamentalmente. Poi c'è una domanda che era molto in realtà stimolante di Stefano Vecchio, che è perché coinvolgere la salute mentale con tutti i rischi di etichettamenti e di criticità temporanee. E un fatto essenzialmente di risorse, cioè tecnicamente la salute mentale dovrebbe essere quella che ha le risorse laddove poi si ha un problema di dipendenza o di franca psicopatologia. La domanda non è tanto perché, ma quando, come, in che modo accompagnare la persona all'incontro con i servizi di salute mentale, che non per forza deve essere un incontro positivo e proficuo, però quantomeno diciamo, per la stima che si può avere nei confronti di persone che lavorano all'interno delle istituzioni e dei servizi, mi sembra una possibilità che noi dobbiamo tenere e mantenere aperta. Perché lo stigma nei confronti delle istituzioni, no, e del possibile la sfiducia nei confronti, no, della salute mentale, dei servizi di salute mentale, non che sia propriamente ingiusta, a torto ragione, però è un altro elemento che allontana le persone dalla salute mentale, dai servizi e soprattutto da quella serie di relazioni del campo terapeutico della nostra professione che poi possono fare la differenza all'interno del mondo della salute mentale.
Ok, Pasquale e Lorenzo, riuscite a stare anche a stare un po' dentro i gruppi di lavoro? Perfetto, così ci sarà modo di andare avanti. C'è ancora una riflessione di Alessio, ovviamente un riferimento di Itampud sulla questione degli affidamenti. Credo che anche in questo caso possa essere un argomento che possa venire fuori anche nei gruppi, che è significativo e rilevante. Chiedo a Dassan e a Leonardo se insomma, possiamo riuscire a passare alla costruzione dei